8 giugno, venerdì, Nicola Conforti da trapanisi.it, di nuovo bentrovate e bentrovati all'ascolto. Il comunicato stampa ci è arrivato ieri pomeriggio e ci racconta che è stata documentata la presenza invernale della foca monaca anche nell'isola di Favignana. Io sono al telefono con Stefano Donati, il direttore della AMP Isolega, di l'area marina protetta, al quale chiedo il significato intanto di questa questa documentata presenza anche a Favignana. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Beh, è un risultato eccezionale dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della conservazione della natura, perché stiamo parlando dell'animale più raro e in pericolo di estinzione che c'è nel Mediterraneo, appena 500 esemplari viventi al mondo di foca monaca del Mediterraneo, e quindi il fatto che torni a soggiornare in inverno in un'isola come Favignana, l'avevamo già documentato a Marettimo, sì, da 6 anni a questa parte, ma che torni anche a Favignana, isola abbastanza antropizzata, con una presenza umana stabile di 2.000-2.500 persone anche in inverno, con barche che vanno e vengono anche in inverno, significa che veramente è stato raggiunto uno standard di tutela e di gestione, tutto sommato, delle presenze umane, che consente la introduzione di una specie così importante. Per l'area marina protetta, per il Ministero e per l'ISPRA, sì, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, con cui abbiamo fatto questo monitoraggio, è un risultato scientifico importantissimo. Ecco, Stefano Donati, l'area marina protetta in questo senso ha un grande compito anche per questa documentata presenza invernale della foca monaca, che fino agli anni 70 era quasi stanziale, poi c'è voluta proprio l'area marina protetta per proteggere anche la foca monaca. È così, no? Sì, è così. In realtà diciamo che è una somma di fattori, non vogliamo neanche prenderci meriti che non sono solamente nostri. La foca si era estinta in Italia perché vittima di uccisioni volontarie, vale a dire era un competitore con i pescatori, e i pescatori la uccidevano perché la foca mangiava nelle reti dei pescatori, distruggeva le reti, sottraeva il pescato, e in un'economia di sussistenza come era quella dei pescatori delle isole negli anni 50-60 era chiaramente un danno insopportabile. Certo. I tempi sono cambiati, questi pescatori vivono molto meglio, vivono anche in gran parte di turismo, il turismo è arrivato sulle isole e ha cambiato lo stato sociale di queste isole, le ha fatto diventare i pescatori degli imprenditori che si occupano anche di turismo, che vanno in giro e fanno giri in barca, che affittano le case e così via. E sono tra l'altro benessere. I primi collaboratori dell'area marina protetta anche in termini di avvistamenti, giusto? Certo, infatti sono le nostre sentinelle in mare, le nostre vedette. Sono i primi a presidiare il mare, ovviamente i pescatori, e infatti è molto importante difendere anche la categoria dei pescatori dalla crisi in cui vivono nel Mediterraneo per una pesca gestita in maniera non sostenibile. I piccoli pescatori delle isole che fanno pesca sostenibile, che usano attrezzi non impattanti come il tremaglio, come le reti da posta, come i palangari, vanno difesi anche loro tanto quanto la foca monaca, e ci aiutano nel lavoro di monitoraggio. Stefano Donati, una domanda adesso da ascoltatore medio: avete contezza se la foca monaca individuata a Natale a Favignana sia la stessa che avete individuato invece tempo fa a Marettimo? No, allora dunque, le due fotografie che abbiamo recuperato recentemente dell'avvistamento a Favignana non consentono al momento di fare l'identificazione della foca con gli esemplari avvistati a Marettimo, sì, negli anni scorsi. Di certo quelli avvistati a Marettimo erano almeno due esemplari diversi, entrambi femmine e entrambi in età fertile, quindi che potrebbero anche essersi riprodotte magari proprio nel nostro arcipelago. Non abbiamo idea se quest'altro esemplare sia uno di quei due o sia un terzo esemplare, perlomeno non ce l'abbiamo detto, anche perché questo dato è recentissimo. L'ISPRA sta facendo, i ricercatori dell'ISPRA stanno facendo adesso le verifiche con le cicatrici che si trovano, sì, sul dorso delle foche monache, che sono la loro carta d'identità. Stiamo vedendo se combaciano per capire se è un esemplare nuovo o se è uno dei due che abbiamo già avvistato. A questo punto, cosciente del fatto che si va verso la stagione estiva con un esubero di barche, di persone che vanno per mare, so che
è molto difficile, ma se dovesse capitare che qualcuno incontrasse la foca monaca, che dovrebbe fare? Allora, intanto, come dire, resistere all'emozione, per prima cosa. Sarebbe interessante poter fare un'osservazione con la massima oggettività possibile, anche dandoci una mano, quindi per validare questo avvistamento e farle avere rigore scientifico, se fosse possibile documentarlo con una foto, con un video, e magari segnarsi l'ora dell'avvistamento, il luogo dell'avvistamento, la distanza, le caratteristiche dell'esemplare. Quindi diciamo essere in grado poi, una volta intervistati dai ricercatori dell'ISPRA, di poter consentirci di verificare questo avvistamento. Bene. E inserirlo tra quelli scientificamente certi. Come condotta, come comportamento, assolutamente non bisogna avvicinarsi all'esemplare direttamente. Se l'esemplare si avvicina da solo e ha solamente il vantaggio, la bellezza di un incontro ravvicinato, è importante in ogni caso, se si è in barca, spegnere il motore oppure procedere a lento moto e con rotta, diciamo, rettilinea. Se si è invece a terra, restare fermi dove ci si trova, onde evitare che l'animale spaventato possa magari mettersi in qualche situazione di pericolo. Ho capito, benissimo, questo per la foca monaca, ma vogliamo dire che sono precauzioni che bisogna prendere comunque per qualsiasi altro esemplare marino. Certo, che... valgono anche per i cetacei, per i delfini, per i capodogli, valgono per le tartarughe marine, assolutamente, è un comportamento standard che bisogna tenere in mare quando si avvista una specie rara. Senti, a proposito di specie, insomma, settimana scorsa c'era stata questa sorta di allarme che è girato per i social, per questa ventresca che è stata individuata al largo del Lazzaretto, insomma, qui a Trapani. È normale una cosa del genere, secondo te? Sì, assolutamente normale. Gli squali, i pescecani ci sono nelle acque delle Egadi, del Trapanese, del Martalese, sono animali che sono predatori, sono presenti quando il pesce c'è, ci sono anche gli squali. Le ventresche, tra l'altro, sono squali assolutamente innocui per l'uomo, non raggiungono dimensioni tali da rappresentare un pericolo e non hanno diciamo nelle loro prede bersaglio specie che possano essere scambiati con un uomo. Insomma, gli attacchi all'uomo sono fatti da altre specie in altri mari. Nel Mediterraneo questo succede molto molto raramente, e quando succede ci sono sempre delle ragioni molto particolari. Ma in ogni caso non risultano attacchi di ventresche all'uomo. Bene. Mentre risultano molti attacchi dell'uomo alle ventresche. Questo siamo più pericolosi noi, e questo spesso ce lo diciamo, dimentichiamo. Che è la ventresca che deve temere l'uomo e non il contrario. Ho capito. E allora, sarà stata una casualità che la foca monaca si sia manifestata nel periodo di Natale. La prossima festa comandata sarà quella di Ferragosto. Chissà, magari un'altra apparizione. Io ringrazio Stefano Donati, buon lavoro, buona estate e soprattutto continuate a fare quello che sapete fare, perché è anche un piccolo orgoglio essere qui ai confini di una riserva naturale che ci consente tante, tante prerogative alla nostra latitudine. Grazie Stefano. Grazie, grazie a voi per il supporto e grazie agli ascoltatori. Ed è tutto per il momento, a risentirci più tardi.